Eccoci con Mario Chimienti, area manager di Demo. Buongiorno Mario. Buongiorno, allora, buongiorno, qui c'è una festa in corso, mi pare. Sono tutti gli anni, sì, come tutti. Allegri, felici, ma soprattutto operativi. Allora, vogliamo raccontare che cosa succede qua oggi? Come tutti gli anni noi dedichiamo una giornata del nostro lavoro, invitiamo clienti, clienti amici, clienti affezionati, mandiamo gli inviti, li stressiamo anche un pochettino, chiediamo la loro presenza. È un'occasione per loro e per noi di incontro sicuramente. E poi oggi Smart Day, perché siamo sul pezzo e vogliamo presentare tante novità che ci sono sul mercato a livello di domotica, a livello di smart, a livello di prodotti nuovi tecnologicamente avanzati. Benissimo, Smart Day, se siamo all'esterno della filiale di Corso Grosseto. Corso Grosseto è una delle nostre, molto importante per voi, 36 filiali che abbiamo sul Piemonte, Ligure e Valle d'Aosta. Noi da qualche mese come Demo abbiamo cambiato il nome, ci chiamiamo Elettro Soluzioni, vogliamo provare a fare la differenza. Il materiale elettrico purtroppo la gente lo trova dappertutto, noi vogliamo dare delle soluzioni, stiamo cercando di dare qualcosa in più al cliente che viene da noi, non solo per il prezzo, che quello ragazzi è competitivo al 100%, ma vi vogliamo dare una soluzione ai vostri problemi. Allora, qui oggi ci sono installatori e fornitori e poi voi al centro dell'attenzione. Che succede? Oggi abbiamo una ventina di stand dove i nostri amici fornitori stanno presentando le ultime novità. Abbiamo condizioni particolari di prezzi e prodotti solo per oggi a condizioni particolari. I nostri uomini stanno accompagnando tutti i clienti negli stand per cercare di fargli toccare con mano le novità e farli muovere sui prodotti tecnologicamente avanzati. Stiamo dando delle soluzioni al loro lavoro. Vogliamo dare delle soluzioni al loro lavoro. Benissimo, Mario. Allora, adesso vado in giro a scoprire che cosa, a vedere, a verificare quello che hai detto. Perfetto. Bellissima, perché è la prima volta che vengo. Poi vabbè, con la Demo noi siamo amiconi da sempre, perciò ha fatto piacere esserci. Allora, questa iniziativa di Demo è fantastica, molto bella, sarebbe da estendere ancora un pochettino, perché è una cosa che funziona, si incontrano i produttori, i clienti, amici, quindi dal mio punto di vista funziona. Si muove qualcosa, devo dire, anche grazie alla collaborazione che Demo ci dà, che ci mette nelle condizioni di poter raggiungere anche clienti che prima non potevamo raggiungere. Ho scoperto che c'è un'azienda che ci tiene a far stare bene i propri clienti, e che presenta i propri marchi, e che in questo periodo, quando tutti tagliano, invece loro investono anche in queste cose, mi fa molto piacere. E come al solito Demo sono eccezionali nell'organizzare le cose, accoglienti, si sta benissimo. Ci sono delle ottime promozioni dedicate alla giornata e che tutti quanti cerchiamo di sfruttare, è una cosa che ormai è consolidata da anni con Demo. Questa è una delle giornate che fa la Demo nelle diverse filiali principali, è già qualche anno che la fa, un bel ritrovo per le aziende che comprano la Demo, sono installatrici, un bel incontro anche perché ci sono tutte le marche primarie. Significa condividere un momento di incontro col mercato tramite un nostro distributore primario che è la Demo SPA, incontrare sia la filiera Demo che anche gli installatori, parlare di prodotti, cosa che facciamo già normalmente con loro, e anche condividere un momento ludico insieme, assolutamente importante per il nostro lavoro. Sono assolutamente giornate utili che uniscono il conviviale alla possibilità, all'opportunità del fornitore di dialogare e informare, diciamo, il nostro partner grossista, Demo in questo caso, sui nostri prodotti nuovi, farli vedere funzionanti e poi in un ambiente conviviale cercare comunque di chiudere la trattativa dell'installatore e portarlo a provare il nostro prodotto. Quindi sono assolutamente utili e gradite. Poi... E
Eccoci con Giorgio Osta, presidente, la chiamo presidente. Allora, raccontiamo un po' com'è questa Smart Days, che cosa significa, quando l'avete inventato, come si è evoluta e come si evolverà. Nasce alcuni anni fa, perché noi facemmo la prima manifestazione, che fu la Demotica all'Ingotto di Torino. Dopodiché, dato che non siamo tanti amanti delle ripetizioni, abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, cioè qualcosa di che fosse più vicino alla nostra clientela e sparsa sul territorio. E quindi così pensiamo di fare queste manifestazioni, questi incontri piuttosto semplici, piuttosto alla mano, e continuiamo a farle, ecco. Non è una fiera, ma ci sono molti produttori. Sì, nel nostro mondo purtroppo tutti ragioniamo solo sulla vendita, il rapporto è sempre solo finalizzato alla vendita. Qui cerchiamo di fare qualcosa un po' di più, ecco, cercare di legarci alla nostra clientela e dargli il supporto che hanno bisogno durante le loro attività. La risposta qui a Torino oggi mi sembra ottima. Sì, diciamo che abbiamo sempre avuto sinora delle ottime risposte, direi che nel tempo, perché le facciamo tutti gli anni, nel tempo è sempre più gradita e sempre più frequentata, ecco. E ogni anno quanti se ne fanno di questi appuntamenti? 4-5 appuntamenti, le spargiamo sul nostro territorio, cerchiamo di diversificarla come è diversificata l'Italia, il cuneese è cuneese, il torinese è torinese, il ligure è ligure, ecco. Ecco, leggo sotto il vostro nome Eletto Soluzioni, da qualche mese c'è questa novità, perché avete scelto e adottato questo claim? Siamo partiti da fornitori e quindi la nostra veste, la nostra attività era quella di fornire alla nostra clientela di materiale. Oggi riteniamo che il futuro che possa consentire aziende come noi di poter sopravvivere è quello di dare dei servizi, solo il materiale non è più sufficiente. Ok, infine chiediamo come sta non solo lei ma anche la Demo e se ci può anticipare qualcosa sul futuro, perché qui siamo sempre non in calciomercato, visto che qui siamo vicini allo stadio della Juventus, ma siamo in elettromercato. La Demo continua il suo processo di consolidamento, noi abbiamo la nostra strategia, quella di cercare di mantenere le quote di mercato, consolidare le quote di mercato, riuscire a essere sempre più efficienti e qualificati nel servizio, quindi questo è, diciamo, quello che oggi, o una volta pomposamente, veniva chiamata mission. La nostra mission è quella di dare servizio alla nostra clientela. Il materiale diventerà, a nostro modo di vedere, un complemento, non più la parte preponderante. Negli ultimi mesi, un po' sottovoce, ma avete aperto due filiali, una a Briga, se non sbaglio? Sì, come dicevo, è un fatto di consolidare il nostro territorio, ecco, la nostra espansione è sempre stata piuttosto, tra virgolette, piemontese, ecco, lenta però progressiva. Ecco. Perché adesso c'è la grossa battaglia della Lombardia, non so se l'è giunta voce. Ma la Lombardia c'è una bella battaglia, ecco. Voi ci siete? Sì, ma ci saranno morti e feriti, ecco, speriamo di essere solo feriti, ecco. Ho capito, va bene. Qualcosa sul futuro ce lo dice? Ci sarete anche voi in Lombardia a battagliare? La battaglia è dura in Lombardia, ci sono dei pezzi da 190 che si stanno facendo la battaglia. Cercheremo se rivedere se abbiamo un nostro spazio, di ricavarci un piccolo spazio, sempre portando avanti il discorso del servizio.